Ho speso 100 euro per comprare non una, non due, ma ben tre mystery box di carte Pokémon su Vinted. E tra promesse di poterci addirittura guadagnare e incomprensioni con i venditori, beh, oggi sono finalmente arrivate tutte e tre. E quindi ora ci tocca aprirle, così da capire se sono tutte uno scam, oppure è ancora possibile trovare qualche chicchetta nei meandri di questa piattaforma. Io però, ve lo dico, personalmente non ho grandi aspettative. E la qualità dell'imballaggio di questi prodotti mi mette già abbastanza agitazione. Ma sempre nello spirito di comprensione e ottimismo, cercherò di essere il più oggettivo possibile durante tutto l'opening, così da non influenzare il vostro pensiero in alcun modo. Ora vediamo però se i guadagni promessi sono veramente reali. Ovviamente però, prima di cominciare ti ricordo che questo video è sponsorizzato da Fantasia Store e se usi il link in descrizione più il codice WISH5 al checkout ti porti a casa tutti i tuoi acquisti Pokémon con il 5% di sconto. I pre-order per Scintille Folgoranti sono finalmente attivi e i prezzi, beh, non sono effettivamente male. Partiamo quindi con la prima mystery box dal prezzo irrisorio di 7 euro. Avendola quindi pagata circa 10 euro con la protezione acquisti e la spedizione, devo dire che questa forse è anche la più onesta delle tre. Non promette guadagni e ci dice semplicemente che dentro a questa mystery possiamo trovare una o più carte contenute in queste foto, poi ci sono altre 3 holo, altre 5 reverse, 10 comuni e 5 codici. Vediamo adesso quindi se i contenuti si avvicinano almeno un po' a quei 7 euro di prezzo iniziale. Allora, diciamo che le aspettative su questa busta sono decisamente basse, ma se mi salta fuori una full art e qualcosina di carino, a me va bene lo stesso. E sì, partiamo proprio bene, non sono in alcun modo protette. Va bene, dai, prevedo che questa slivata sia la carta più importante, quindi la teniamo per ultima e vediamo un pochettino cosa abbiamo qui anche abbastanza velocemente. Codice numero 1, questo è Destino di Paldea, poi abbiamo un codice di Evoluzioni a Paldea, un altro Evoluzioni a Paldea, occhio che arriva anche uno Zenith Regale, bellino bellino, e poi abbiamo un di nuovo Destino di Paldea. Ora mi sa che siamo sulle comuni. Ah, anche qualcosina di vecchiotto, eh? Ok, questa qua dovrebbe essere proprio quello di Rubino e Zaffiro base, Carvagna. Poi si ritorna con uno Sneasel, Clink, Spiritomb, Rimbombi, Manoferrea, Carvagna, Ralts, Pomo. Ecco qua le reverse con un Firou, Elgem, Noibat, Energia Terapeutica, Grimer Reverse, e qui siamo su Astri Lucenti. Eccoci qua sulle carte olografiche che dovrebbero essere tre. Abbiamo un Pomot, un Ariyama e un Garganacle. Ciò significa che a fronte dei 7 euro spesi, io praticamente ho pagato 7 euro questa carta. E infatti questa carta è... Allora, è una GX almeno di Eclissi Cosmica. Bellino, ma di certo non è una carta da 7 euro, no. Adesso andiamo sulla mystery da 30 euro e questa devo dire che è abbastanza interessante. Infatti, per circa quindi 35 euro spesi in totale, questa mystery promette davvero un sacco di cose. Super mystery box dove potete trovare pacchetti da nero e bianco fino a spada e scudo, consiglio vivamente se volete guadagnare. E che cavolo, stiamo scherzando? Ovvio che voglio guadagnare. Allora, anche qui c'è tanta roba alla rinfusa, ma forse un pacchettino vecchiotto l'abbiamo beccato. Allora, qui di carte e altre cose ce ne sono, ma state a vedere che diavolo di pacchetto c'era. Avevamo un Sole e Luna Guardiani Nascenti, cioè l'unico set di Sole e Luna che poteva andare male. Sì, c'era proprio quello. Poi, queste figurine dei calciatori da una mystery box di carte Pokémon non me le sarei sinceramente aspettate. Immagino siano tutte degli europei di quest'anno, andando a guardare molto velocemente. Ma ora, senza dubbio, qualcosina di Pokémon c'è. E abbiamo questo Shiftree giapponese Art Rare, devo dire molto 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 bello. Sì sì, assolutamente. Abbiamo un Empoleon V, questa era una carta promozionale, usciva da una tin del 2022-2021. Abbiamo un Jinx, ok, questa è di Paradigm Trigger, sempre in giapponese. Wugtrio Illustration Shiny di Destino di Paldea. Queste sono tutte doppio slivate, tra l'altro, quindi c'è da apprezzarle almeno. Questo è un Fletchinder. Carina questa, effettivamente. Non mi
Mi sa che non ho mai spostato questa carta. Molto, molto, molto bellina. Sendile, anche questa qua, molto carina. E qui abbiamo una sleeve con, penso, diverse carte comuni. Sì, direi che sono tutte carte comuni. Litten, Fampi, Torracat, Energia, Armaldo e Crocroc Reverse. Ok. Aha, fermiamoci un secondo. Ti stavo guardando mentre stavi guardando questo video e sono certo di non averti visto mettere mi piace. Dai, ti lascio questi due secondi perché adesso ricominciamo. E alla fine sapete che vi dico, mi sa che questo pacchetto me lo apro anche. Alla fine è uscito nel giugno 2021 questo singolo pacchetto scambia e gioca. Quindi, sì, vecchiotto è vecchiotto. Peccato che è proprio il set sbagliato. Va bene, vediamo se riusciamo a trovare qualcosina, anche se qui dentro veramente la top carta forse è un Ninetales GX Hyper, forse, non lo so, veramente bruttino Guardiani Nascenti. Il codice ve l'ho lasciato, anche in questo caso erano 4 carte in avanti e comunque stiamo aprendo un pacchetto di Sole e Luna, Ala, Sudowoodo, Vanillite, Mudbray, Salandit, Staffful, Slowpoke, questo è un Whiscash Reverse e dietro abbiamo un bel niente, abbiamo un Victreebel raro non holo. E ok, sì, considerato il prezzo, questa mystery è stata davvero un disastro. Ma ora ci spostiamo sull'ultima mystery box da 60 euro che sembra quella un po' più professionale. Certo, professionalità e Vinted non stanno bene nella stessa frase. Ad ogni modo, per circa 65 euro totali, questa mystery box garantisce sempre che il contenuto sia pari o superiore al costo della mystery stessa. Ah, e occhio, ogni mystery contiene una carta gradata PSA, BGS o CGC sempre assicurata. Eccetto che dopo circa una settimana dal mio acquisto, il venditore mi ha detto che non c'erano queste carte e poteva inserirmi una grad. Vabbè dai, cosa vogliamo farci? Andiamo ad aprire anche questa terza mystery e cerchiamo di capire se riusciamo a recuperare almeno i 60 di prezzo. Ah, ok, qui abbiamo la classica Matrioska. Ah, e non è ancora finita. Qua immagino che ci sia la carta gradata. Qui dentro invece ci saranno carte sfuse. E allora partiamo dalla scatoletta. Ok. Vedo dei pacchetti forse. Sì, questi sono pacchetti. Abbiamo anche qualche altra cosa. Ah no, abbiamo carte, pacchetti e accessori. Questi sono i dadini di Destino Splendente addirittura, credo. Poi abbiamo, vabbè, i segnalini. E vediamo allora queste poche carte singole. Abbiamo un Melmetal VMAX di Pokémon GO. Condizioni, penso, ok. O ci sono due carte? Forse ci sono due carte, eh? No, sembrava ci fossero due carte. Scherzavo, abbiamo un Melmetal VMAX e un Exeggutor di Alola V promozionale. E qui invece ci sono ben 5 pacchetti di Scarlet EX e... Ma sì, dai, apriamoceli. Ovviamente gli eventuali pull di questi pacchetti non saranno aggiunti al valore totale perché non potrebbero essere controllati dal venditore. Quindi ne spostiamo uno in avanti e andiamo velocemente con il primissimo pacchetto, nada di nada. Qui abbiamo il secondo pacchetto, ne spostiamo uno in avanti perché qui è il trick nelle giapponesi, è così. Anche in questo caso super super veloce e niente. Dai, ma sicuramente nel terzo pacchetto riusciamo a trovare qualcosa. Non è che sono pacchetti messi appositamente perché si sa che non c'è nulla. No, io non penserei mai questo. No, no, no. Però anche nel terzo non c'è nulla. Vabbè, sicuramente il quarto ce l'ha. Sicuramente il quarto, almeno una EX base la troviamo. Sicuro, 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 sicuro. Guardate un po'. Vabbè, è un Armarouge olografico. No dai, è nel quinto pacchetto il pull. Sicuramente è nel quinto pacchetto il pull. Lo so per certo. Ne sposto una in avanti e si parte. Ed eccola qui. Ed eccola qui, una R è uscita, meno male. Ora però ricordiamo che è questa la cosa più importante di questa mystery box, quella che dovrebbe valere i quasi 60 euro che ho speso. E allora scopriamolo. Intravedo già un back giapponese modern. Ma dai, cerchiamo di aprirla senza spoilerarci. Eccola qua. E alla fine di tutto ho pagato 60 euro più protezione più spedizione per... Ok.
Ok, 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 abbiamo un Rayquaza olografico di diamante e perla. Interessante, sicuramente. Non è di certo una carta che mi aspettavo. Sono onesto, non so il prezzo, io penso che non ci siano venduti, ma in caso avrò aggiornato il contatore appositamente. E almeno è qualcosina che non si vede spesso. Ed eccoci quindi giunti al termine in un'altra di queste avventure misteriose. Non ho ancora fatto i conti, ma a sentimento credo di non aver recuperato neanche metà di quello che ho speso. Alla faccia dei guadagni e dei valori garantiti. E ora lo posso dire, Mystery Box su Vinted, bocciatissime.